Signori, abbiamo fatto la cazzata. Bianchi e neri ci piacevano, ma noi la volevamo ignorante. E direi che siamo riusciti nell'intento particolare di fare una cagata. Direi di sì. In questo video parliamo di soldi e di quanto siano tamarri quei cerchi. Quindi mi raccomando, adesso nei commenti mi dite subito solo se vi piacciono viola, perché tantissimi di voi mi avevano detto di farli viola. E poi è stata una decisione un po' travagliata, perché io li avrei fatti tutti e quattro bianchi, che erano molto sinceri, molto limpidi. Bellissimi erano bianchi, raga. Però devo dire che così si fa notare ancora di più di quanto non si facesse già notare prima. Quindi qua sotto voglio sapere se vi piacciono i cerchi viola e voglio sapere la cifra esatta che ho speso per mantenere questa bambina qua. Vi dico che c'è stato un tagliando, che ci sono stati i freni, c'è stato un po' di robetta. La cifra esatta, vi mando un gilet di CMT a casa e il mio portachiavi. Esagero, ma la cifra esatta deve essere, raga, se no facciamo così: avete un più o meno 10 euro di margine. Seguiteci. A 50.000 iscritti regalo una moto. Mi sono anche dimenticato di ricordarvi di iscrivervi al canale. Comunque, detto questo, dobbiamo parlare un po' di money, di cash. Come potete ben vedere, i dischi dei freni sono nuovi, trinchi, di pacca, bellissimi, fiammanti. Quelli e le pastiglie. Praticamente, negli ultimi 2-3 mesi abbiamo fatto un sacco di lavori alla macchina, che non si vedono esternamente se non siete un occhio attento. Ma in poche parole, avevamo da fare il tagliando annuale, ok? Solo che il tagliando annuale delle Porsche GT4 è leggermente impegnativo. Perché? Perché un tagliando ufficiale Porsche, essendo questa qua, questa macchinina qua, io su questa macchinina qua ho il Porsche Approved. Il Porsche Approved cosa comprende? È una garanzia completa di tutto il veicolo, non delle parti di usura ovviamente, quindi i dischi e le pastiglie non sono compresi, per farvi un esempio, però sono compresi tutti i pezzi a bagno d'olio, il motore, tutto quello che è compreso in questa garanzia Porsche Approved, che dura 15 anni, è a pagamento ovviamente, ma può durare 15 anni dalla produzione del veicolo. Quindi i tagliandi li devo fare in Porsche ufficiale. Potete ben capire quanto possa costare un tagliando ufficiale in Porsche. In questo tagliando qua io precisamente vado a cambiare le candelette, un po' di robetta, oli, filtri vari, eccetera, eccetera. E quindi il suddetto tagliando aveva un prezzo di 1800 euro. E direi che ne ho sentito il gusto. Ma non è finita qua, perché ovviamente noi in questi giorni volevamo esagerare e abbiamo deciso di fare i cerchi viola. I cerchi viola, dopo averli già fatti bianchi e neri, sarebbero costati circa 500 euro, tutti e quattro. Quattro cerchi riverniciati. E già lì eravamo di nuovo un po' così. Poi, ovviamente, perché mi credete una persona fortunata? No, io sono una persona estremamente sfortunata. Cioè, nel senso, proprio legge di Murphy: se c'è qualcosa che può andarti male, sicuramente ti andrà male. Tipo la fetta di pane con la marmellata. Avete presente che cade sicuro sulla marmellata? Bene, perfetto. Ovviamente, qua dentro abbiamo i vecchi dischi freno della Porsche anteriori. Perché ovviamente, sono straresistenti, sono impossibili da... E ben crepati. Non so se si veda bene, ma sulla superficie del disco freno si intravedete queste belle crepette che ci sono nelle prese d'aria. Benissimo. Allora, queste famosissime crepette intanto mi facevano andare in giro come sembravo un cretino, perché dicevo: prendi la Porsche e poi non cambi poi dischi e pastiglie. Sì, perché queste robe qua mi facevano fischiare estremamente tanto i dischi e le pastiglie in percorrenze a bassa velocità. Quindi veramente sembrava che io andassi in giro col Porsche e poi ovviamente non gli facessi la manutenzione dovuta. Qua ovviamente, perché cambi i dischi e le pastiglie, vuoi non cambiare anche, cioè cambi i dischi, vuoi non cambiare anche le pastiglie. Ah, le pastiglie erano solo al 80-90%, erano praticamente nuove. Ma vuoi non cambiare anche le pastiglie? Cambiamo le pastiglie con la pastiglietta ufficiale Porsche. Perfetto, quindi cambiamo anche quella. Il tutto per la modica cifra, siete pronti? La modica cifra, mi viene quasi male a dirlo, di... Siamo sicuri di volerlo dire? Io non sono così sicuro di volerlo dire. Per la modicissima cifra di 3250 cucuzze. Quindi diciamo che... Ah, raga, mi viene da piangere, veramente. Sì. 3250 cucuzze. Ma non è tutto. Perché ovviamente io, per farvi divertire tanto voi, no? E fare quei bel rillini dove... Vai di traverso, attorno ai pali, fai così. Mi metto esattamente cosa è successo. Sono senza gomma. Non so se... Ebbene sì, signori. Abbiamo strappato altre gomme. Ma non solo, perché anche quelle anteriori le avevamo finite. Quindi ci è toccato comprare quattro gomme nuove. E potete ben capire che le 2,95 posteriori costino due soldi. Ergo, abbiamo montato quattro Pilot Sport 4S sulla giallona. Ma c'è un problema. Allora, io
Sapendo che avrei tenuto la macchina ferma quasi tutto l'inverno e non sui cavalletti, ho detto: ha senso spendere per un treno di gomme nuovo, eccetera, 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 eccetera? No. Allora ho chiesto a un mio amico. Questo mio amico fa il gommista. Questo mio amico gommista mi ha trovato 4 gomme usate di un 911 Carrera. Però invece del 295 il posteriore abbiamo il 305. Quindi abbiamo delle gommazze che sono delle sberle così. Non che le 295 fossero piccole, però abbiamo montato le, se non erro, 245, 35, 20 davanti. E dietro invece abbiamo delle 305, non me lo ricordo più raga, 305, 30, 20. Quindi delle gommine proprio ridicole, proprio piccoline. Questo fortunatamente mi hanno fatto un buon prezzo su queste gomme, che sono al 90%, perché le hanno messe e poi le hanno tolte praticamente. Avranno su 1000 km e ho speso circa 600€, 650 euro, che è veramente ridicolo, anche perché non sono gomme praticamente nuove, hanno 2 annetti. Oggi non ho speso un sacco di soldi, raga. Quindi raga, iscrivetevi al canale. Detto questo raga, questo è stato più o meno la spesa irrisoria dell'ultimo mese e mezzo di utilizzo della Giallona. Mancherebbe ancora il Super Bowl, perché non l'ho ancora pagato, devo pagarlo. E lì, questi sono stati i costi irrisori dell'ultimo mese, irrisori, della Giallona. Detto ciò, bisognerebbe ancora aggiungere il Super Bowl, che non ho ancora pagato ma devo pagare. Quindi allora, governo, togliete il Super Bowl, grazie. Detto ciò raga, ho ancora fatto un piccolo lavoretto alla macchina, ok? Questo lavoretto qua è veramente piccolo, ho sostituito una batteria. Dovete sapere il costo di questa batteria per poter scrivere il totale speso nell'ultimo mese. Se indovinate esattamente il totale complessivo di questo piccolo particolare, che non vi spoilerò perché sennò è troppo facile, con più o meno di 10 euro intendo io, a quel punto lì il primo che indovina gli mando a casa questo e il portachiavi SDB. Detto ciò, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, bastardi. Ah!